Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Oggi con le ultime notizie come. Per Antonio Spinalbese una grave scoperta dopo l'addio a Belén Rodríguez. L'uomo ha deciso di raccontare tutto, punto. Restare al centro dei riflettori per tanto tempo non è facile per nessuno. Perdere la propria privacchia è un aspetto sul quale bisognerebbe riflettere maggiormente, soprattutto quando si tratta di personaggi che per larga parte della propria vita non sono stati abituati a quella pressione mediatica che può anche schiacciare. Non tutto sono in grado di sostenere, e così capita che ci debba fare i conti anche con una crudezza fuori dall'immaginario. Così non sarà stato facile nemmeno per Antonio Spinalbese, ormai ex compagno di Belén Rodríguez. Quando parliamo della modella argentina, va detto, stiamo tirando in ballo uno dei volti più amati e seguiti nel nostro paese. Antonio Spinalbese. Quando si parla di Belén sale l'ipe, sale l'audience, questo perché c'è un pubblico alle sue spalle, che vorrebbe sapere sempre tutto di lei. Ecco perché la donna pubblica anche tanti contenuti attraverso il suo account Instagram, proprio per soddisfare quella sete di conoscenza che il pubblico ha nei suoi confronti. Negli scorsi mesi, tra l'altro, proprio quella sete di conoscenza ha invaso anche la vita di Antonio. Sì, perché lui e Belén hanno fatto coppia per diversi mesi, arrivando anche a mettere su famiglia. L'arrivo della piccola Luna Maria è stata una gioia immensa per entrambi. Poco dopo, però, qualcosa si è bloccato. I due hanno deciso di proseguire le proprie vite su due strade diverse, tra l'altro sorprendendo anche tutti. E così per Spinalbese si è anche placata quella pressione mediatica vissuta nel periodo all'interno del quale è stato il fidanzato di Belén. Non era abituato, Antonio, a tutti questi riflettori sparati addosso. Ma cosa è successo dopo l'addio a Belén? Punto di domanda. Antonio Spinalbese, l'addio a Belén, e poi la terribile scoperta. Come detto, la vita di Antonio è stata accesa mediaticamente da questa relazione, che ha rappresentato un passaggio molto importante nella sua vita. Testimonianza di ciò, tra l'altro, proprio l'arrivo della piccola Luna. C'è stato, però, un momento molto serio nella vita di Spinalbese. Una scoperta terribile, avvenuta proprio dopo l'addio a Belén. Lo ha raccontato lui stesso sui social, con delle dichiarazioni riportate anche dalla Nazione. Insomma, per Antonio sono stati momenti davvero difficili. Ho una grave malattia autoimmune, un problema con cui forse dovrò convivere per il resto della mia vita, la terribile scoperta dopo un ricovero improvviso in ospedale. Un qualcosa che ha rappresentato ovviamente un grave problema per il 27enne, che con il passare dei mesi, è riuscito a rialzare con grande personalità. Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.